Stop! Fermo. Queste sconvolgenti immagini che state vedendo sono ciò che è accaduto a Pisa oggi. Un dirigibile stava trasportando una nave da combattimento con sulla fiancata inciso SPQR. Ti chiederai perché? Il perché è World of Warships, un fenomeno mondiale. World of Warships è un videogioco di combattimento navale a squadre con tre tipologie di armamenti. Abbiamo l'artiglieria, i siluri e gli aerei. Incredibile. Pensate, più di 650 navi, ovviamente storiche, 13 nazioni e 45. Queste navi appartengono al nostro bellissimo bel paese, perché è un bel paese, quindi bellissimo. Dante Alighieri, Francesca Caracciolo, Vittorio Veneta e Cristoforo Colomba. Ci hanno ficcato dentro pure Materazzi, che doppia l'ufficiale di comando. Perché? Ufficiali pronti, la battaglia comincia. Ci sono ben 5 classi di navi differenti, il caccia... non ce la farò mai. Il caccia torpediniere, gli incrociatori, le corazzate, le portaerei e i sommergibili. Ed ogni classe ovviamente ha un fashion differente e garantisce un'esperienza di gioco estrema. Pensate poi che il gioco offre una grafica mozzafiato, soprattutto quella dell'acqua, essendo un gioco di battaglie navali, zone portuali reali, tra cui la nostra bellissima Taranto, e condizioni meteorologiche mutevoli che influenzano la tua partita. Le navi sono progettate sulla base di documenti storici risalenti al XX secolo, pensa un po' te. Il gioco ovviamente è in continua evoluzione, ogni mese ti aspettano nuovi contenuti, come ad esempio le collaborazioni con altri giochi o con Materazzi. Sotto il mio comando navigheremo attraverso il caos e ne usciremo vittoriosi. Eventi speciali per le feste, nuove missioni e Battle Pass non ti annoieranno mai, quindi assicuriamoci di essere sempre presenti nel mondo di World of Warships. Ho detto World of Warships. E ovviamente potrai invitare i tuoi amici oppure cercare un clan dove trovare i tuoi nuovi amici, i tuoi nuovi compagni d'arme, perché c'è più gusto ad affondare insieme. E se utilizzi il nostro bene amato link che trovi qua sotto in descrizione, potrai accedere a uno starter pack incredibile, così parti a c***o duro che... Lascia fare, fidati, utilizza il link che c'è qua sotto. World of Warships, battaglia navale, spostati. Sorpresa! Bestiacci, incredibile ma vero, nuova intro spettacolare. Dobbiamo ringraziare il nostro Diego e il nostro Giulio per aver fatto le animazioni, i disegni e montaggio video, audio, sonoro, compartimento eccetera, ovviamente i nostri soliti Delirium Chaotic Sound. Spero vi piaccia, penso di sì, ottimo, però io non so se sento un suono. Sento un suono? No, perché ho la le cuffie spente. Aspetta. Eccoci qua. Oh, finalmente adesso riesco a sentire. Siamo connessi. Di ritorno dalla montagna, io vesto questi panni incredibili, questa maglietta XXL americana che è tre volte un essere umano, quindi è una coperta, ma mi sento libero, mi sento come uno scozzese in gonnella, finalmente, abbracciato delicatamente dalla brezza estiva di 30-40 gradi, fanculo. Come state? Ti senti montagnolo? Come ti senti montagnolo? Io sono nato da una famiglia di tuberi, non c'entra niente con questa, questa risposta non ha senso, però eccomi qua. E sono sicuro che mio parente era un legume, ecco perché sono favico, non li sopporto. Come state? Perché non riesco ad abbonarmi con Prime? Perché è colpa tua, non c'è altro modo di metterla. Bene, mi fa piacere. Mi siete mancati, bestiacce, mi siete mancati, da venerdì che non ci si vede, però eccoci qua, sono tornato, abbronzato, non vedete come sono abbronzato, guarda. Guarda che roba, guarda, incredibile, allucinante. D'altronde la neve fa. Allora, stasera bestiacce è una serata importante intanto perché sono usciti 300.000 video mirabolanti su YouTube, quindi dopo la live, perché no? Cioè, se vi va potete vedervi il trailer, vabbè, il video reaction che dove parlo del showcase di Xbox e poi una sorta di nuovo format, se possiamo definirlo così, che è una sorta di vlog, però si chiama In Viaggio su Telegram. Praticamente sono tutti i video che ho messo su Telegram, voi sub avete Telegram, ve lo ricordo, dove faccio vedere quello che è successo in vacanza, ossia un cazzo, però mi sono divertito un sacco a farlo, e come giusto che sia, in vacanza non deve succedere niente, se no che cazzo di vacanza è. E poi, approfittando dei vostri commenti, ho avuto anche un po' di spunti, un po' qua e là, per parlare di qualche cosa, come la mia dipendenza e la rinazina. Come state? Tutto bene? Come entro su Telegram? Nudo. Sfondi tutto, apri le porte, eccomi qua. Boom. Direi che ci siamo, e penso che sia l'ingresso migliore.
Grazie per il link di Telegram. Voi sub avete Telegram, io non so più come piffero dirvelo. Oggi bestiacce, serata incredibile, Horror Night con mentre ansimo perché non sto digerendo un cazzo, con due horror particolari. Intanto dobbiamo continuare il terrore asiatico che è The Bridge Course, The Course of the Bridge, non so come si chiama, e poi abbiamo anche un nuovo giochino. In realtà sono due nuovi giochi. Uno si chiama Platform 8, fatto dallo sviluppatore, dai creatori di Exit 8, quel gioco sulle anomalie che non ci ha fatto impazzire più di tanto, e l'altro è un gioco sempre sulle anomalie, però che ho beccato su Itch.io particolare, dove c'è un gatto. Cioè, noi facciamo il pianerottolo di quello che... Se avete presente i pianerottoli di Big Bang Theory? Fidatevi, poi vedrete. A un certo punto, nel mentre che noi saliamo queste scale di questo cazzo di condominio, accadono robe su questo pianerottolo. E c'è sempre un gatto, poi questo gatto fa cose. È particolare, è particolare. Pilgrim quando c'è? Non lo so, non mi ricordo, però c'è durante la settimana. Dino, di che segno sei? Della patata. Let's Try sono piaciuti molto, mi fa piacere, bestiace, mi fa piacere, e ne arriveranno altri, preparatevi. C'è anche Sheldon? No, quell'infoiato non c'è più, è esploso? Chi? Sheldon? Va bene, non lo so, questa cosa mi è nuova, non la sapevo. Sì, della patata, sì, è il mio... No, io sono del Capricorno, ragazzi, l'unico segno zodiacale che abbia senso di esistere. L'ho detto, non mi interessa quello che pensano gli altri, ma da bravo Capricorno credo fermamente in quello che ho detto. Ed è vero. Pure io, grande bestiace, così si fa. Ma Autopsy Simulator dovremmo continuarlo domani, se non sbaglio. Però siccome non è un Horror Night, perché ragazzi di horror non ha un cazzo quel gioco, allora l'abbiamo tolto dalla Horror Night e lo facciamo domani. Mi spiace, ma è vero, cioè non è horror. A parte aprire corpi, di per sé non c'è una vera componente horror. È un po' mi ha deluso. E nelle impostazioni c'è, e infatti devo trovarla, la possibilità di mutare il protagonista, così smette di romperci le palle con quei suoi discorsi, quei suoi monologhi da logorroico interiori che ha, che guarda, lascia fare. Sì, il Capricorno è lo psicopatico dell'oroscopo. Beh ragazzi, tutti gli uomini di potere, tutti i dittatori sono... vabbè, ci siamo capiti, comunque sono del Capricorno. Inserisci il demonio. Lo inserisco io? Lo faccio, eh. Vabbè. Sei nato il 7 gennaio? No, sono nato il 25 dicembre. A Natale. Twist. Sì, sono nato a Natale, ragazzi. E ovviamente questo fa di me l'anticristo. Mi sembra abbastanza ovvio. E la tua barba? È un accessorio facciale. L'ho comprato una settimana fa e l'ho applicata con della colla calda vinilica per tutta la faccia. No, sto scherzando ragazzi, mi pare ovvio, la risposta è che questo è un tatuaggio eccezionale, poi vi spasserò al tatuatore, riprende il mento, poi è tatuato il collo e tutto quanto il petto ed è un continuo, capisci, un unicum, quindi non importa come mi giro, da questo effetto ottico che sembra appunto una barba realistica, perché non, sostanzialmente non mi cresce un pelo, sono glabro come un pomodoro, capisco, mi fa piacere ragazzi, poi vi passo il tatuatore, che tra l'altro è un trans. Così, giusto perché dato che piace saperle queste cose ormai ed è fiero di esserlo. Un pomitoro, sì, un pomitoro. Ma i Ghostfuckers? Allora, ecco, bravo, grande che li hai portati a galla. Allora, i Ghostfuckers non ci saranno. Continuiamo. No, allora ragazzi, dobbiamo registrare, però è un puttanaio, quindi probabilmente avrete degli aggiornamenti durante la settimana. Io mi ritrovo a fare diverse spese in questo periodo, non ho tempo, ma soprattutto non abbiamo... È un periodo un po' di merda perché sta arrivando l'estate, quindi fa sempre più tardi, la notte arriva sempre più tardi, verso le 10:30 ormai, 9:30, 10, e quindi dovremo stare lì fino a non so che cazzo di ore per poter fare un Ghostfuckers decente, perciò probabilmente faremo sì i Ghostfuckers, ma non li faremo di notte, per ovvie ragioni, e non possiamo permetterci di stare fuori, è un delirio, quindi stiamo cercando di capire come organizzarla. Al massimo o si aspetta o facciamo il sopralluogo e poi la puntata definitiva uscirà tra mesi, però mi sembra un po' una stronzata, oppure faremo una sorta di Ghostfuckers che propriamente Ghostfuckers non è. E d'altronde ragazzi, purtroppo funziona così, non ci abbiamo pensato effettivamente il problema dell'estate, però io direi di partire col Tigidino perché ci sono notizie da tutto il mondo veramente succulente. Vi va a posto? Metti il buio in post produzione, potrebbe essere un'idea.
Gandalf, incredibile ma vero, ritorna alla ricerca, alla caccia di Gollum. L'attore, il nostro caro, non mi ricordo mai come cazzo si chiama, Ian McKellen, ritorna nei panni di Gandalf per questo film e tra l'altro ci fa sapere che potrebbe essere il suo ultimo. No, però se ci pensate è vero, ha 95 anni, ha 85 anni, cosa c'è? Ne ha 85, ma ne dimostra 95. In realtà ne dimostrerebbe 520, però lasciamo perdere i dettagli. Ed effettivamente questo potrebbe essere il suo ultimo film, nel senso che dopo questo si fermerà, andrà in pensione o probabilmente muore. Parole sue, non vi giuro. Parole sue. Quindi ci siamo, ragazzi, stiamo invecchiando e il modo migliore per capirlo è quando uno dei tuoi attori preferiti muore di vecchiaia o si sta avvicinando alla morte prematura. Beh, prematura un cazzo, perché avessi fatto la vita che ha fatto lui, oddio non lo conosco, magari ne ha passate tantissime, so che era finito nei campi di concentramento, no però quella forse è la storia di Magneto, lo sto confondendo ragazzi, però non l'attore d'altronde è il personaggio, comunque ha avuto una vita difficile, ecco, la morte postuma, sì. 105 anni, ma io gliene auguro 203, basta che sia sano e che non sia attaccato a una cannuccia per respirare. Capiamo, capite, perfetto, l'importante è questo. Poi altra notizia allucinante, vabbè, c'è stato l'Xbox Game Pass, c'è stato lo show della Microsoft e hanno fatto vedere un sacco di giochi, ripeto, se volete dopo la live andatevi a vedere il video dove ne parlo, e hanno fatto vedere Doom. Ragazzi, voi sapete quanto io sia affezionato a Doom, vero? Ci avete fatto caso di quanto io sia affezionato a Doom, no? No? Ecco, ne sta per uscire un altro. Tra l'altro, a quanto pare, il nostro caro Doomslayer dovrebbe essere forse un prequel, da quello che ho capito. Fatto sta che c'è di tutto, perché ha questo stile dark fantasy medievale che a me garba parecchio. Quindi c'hai in mano la tua canne mozze e hai uno scudo, un cinato, ci sono i cazzo di draghi, è bellissimo, non vedo l'ora, tra l'altro lo potremo giocare tutti quanti, perché esso sia su PlayStation che su PC e bla bla bla, però non è di questo che volevo parlarvi, io volevo parlarvi di questo, di Doom, ovviamente, di Doom, di quello che stavo... Phil Spencer che parla di Doom sulla questione PlayStation 5, The Dark Age arriverà su PlayStation 5, tutti si meritano di giocarlo, ovviamente con la sua solita faccia da culo, per parafrasare il fatto che nessuno compra un Xbox, di conseguenza loro devono comunque guadagnare dei giochi che hanno venduto, quindi lo fanno uscire anche su PlayStation, ma io me ne sbatto le balle, tanto che di guadagnato. Detto ciò, su Call of Duty scopriamo che... Perfetto, porca puttana... Xbox website, sei Call of Duty Black Ops 6, waiting at... No, vabbè, non può pesare 309 GB. Non può pesare 309 GB un gioco del genere, ma teneteveli per i cazzi vostri. Con il meme, con la GIF della montagna di merda di Jurassic Park. Ma io mi chiedo ancora, perché giocare a Call of Duty, ragazzi? Sapete che cosa hanno aggiunto in Call of Duty? Cioè, dopo anni e anni di sviluppo, sapete che cosa hanno aggiunto a Call of Duty? Perché non sanno più che cazzo fare dal momento in cui le ambientazioni le hanno fatte tutte. Il gameplay è quello, spara, quindi non è che puoi inventarti chissà cosa, le armi sono sempre quelle. Puoi muoverti lateralmente. Cioè col fucile miri e ti muovi intanto a destra e a sinistra. Ma chi se ne frega? Questa sarebbe la killer application del gioco. Ma chi se ne frega? Ma come cazzo? Ma finally il mio pisello, finally! Ma come si fa? Ma come si fa? Ma chi se ne frega? Vabbè. Porcod, e poi vediamo ovviamente la babyface di Marcus e Dom nel nuovo trailer di Gears of War, che forse credo sia l'unico gioco che vale la pena definire il gioco per Xbox, che mi ha sempre spinto, ha sempre spinto me medesimo all'acquisto di una 360, poi non l'ho fatto, li ho recuperati su PC, il primo, attenzione, gli altri no, purtroppo. Non vedo l'ora che esca, anche perché dovrebbe essere un prequel di tutta la storia. Quindi sì, ragazzi, questo sono sinceramente non vedo l'ora. Vabbè, ci sarebbe tantissimo altro da dire sull'evento Xbox, però se no qua non la finiamo più, quindi chiudiamo con sigla. Agliesi. Daxin, che tu avevi la 360, a noi non ci frega. Me la vendi, per favore?
Tanto io ho provato a giocare a Gears of War, come ti dicevo, no? Ultimamente li ho recuperati, però non ce la faccio per via della telecamera. Cioè, sono invecchiati malissimo. Sono invecchiati veramente male. Io soffro di motion sickness e Gears of War è questo gioco con una grafica stralistica, tra l'altro uno dei primi ad aver implementato la Real Engine, e ha questa telecamera che segue il pupazzo attaccata sulla scapola di sti cristioni pieni di steroidi, e quindi mentre tu cammini vedi la telecamera che fa così tutto il cazzo del tempo e ti viene il vomito, dopo 5 minuti ti viene il vomito, io ho iniziato a vomitare come l'esorcista, boh, a tubo proprio, veniva fuori così e continuava a uscire, non finiva più, di conseguenza ho detto sai che c'è, mi piacciono queste esclusive Microsoft. Pillola contro la nausea. Beh, effettivamente. Qualora non dovesse funzionare la pillola contro la nausea, c'è comunque la supposta contro la nausea. Ora, detto ciò, ci sarebbe il trailer di L'Impero delle Formiche, ma lo vediamo dopo. Lo vediamo, un gioco che io sto aspettando con ansia perché... Cazzo, un gioco sulle formiche. Io adoro le formiche. Io stesso, in una scorsa vita, penso di essere stato una regina. Una formica intendo, formica regina, molto probabilmente. Sgravavo dalla mattina alla sera, col mio addome gonfio e ricolmo di vita, dando vita a destra e a sinistra e creando gallerie, grazie alla mia prole, che possono, diciamo, arricchire il terreno e concimarlo e prepararlo ad altra vita. Incredibile, incredibile. Allora, bestiacci, da cosa volete partire? Adesso vi saluto. Da cosa volete partire? Da Platform 8, questo, dove dobbiamo scovare le anomalie, oppure da... Dove cazzo sta? The Bridge Course, questo, il gioco asiatico del terrore. Oppure, provare il nuovo gioco che sta su Itch.io, che si chiama... Sto aprendo Itch.io, datemi un attimo di tempo. Ciao, non è quello che mi devi dire, mi devi dare una risposta. Ciao a te comunque. Oppure il gioco del gatto, che è questo qua. PT The Stairway. Già che si chiama PT, capisci che... Boom! Incredibile. Allora, fate partire una votazione. Andrea, scrivi gatto, anomalia, excitate, vabbè, quel cazzo che è, gatto, scrivi quel cazzo che devi scrivere, va. Partite con la votazione, io nel mentre vi saluto. Oh no, oh no. Beh, andata bene. The Only Arthur, Maya, Ray Bau, ho dei problemi, Amy, Alley, Julie Coffey, Beatrice, Gattoniglia, Andrea Coop TV, Italia Leghisti, ci siamo, Pici, Clemente, Fudox, Andres Bot, incredibile, Truss Milf, cosa? Lone Shadow Crow, Antonio Shade, Amy di nuovo, Card Captor Paola 80, incredibile, il Jackson, Lord Akami, Sassor Sandry, poi abbiamo Misi Lemon, Luca Tiriuti, non lo so, una roba giapponese, Matteo Ceo, Aristei, Blood and Honey, Stefano, Queen Gay Slay, poi abbiamo Greenwich Studios, Spring Bonnie B005, ragazzi piano, questo scrivete perché gli fa male gli occhi quando quel coglione, non ho capito però... Questo è quello che ho letto. Pessi, Don Act, Yeren, ovviamente, Hayden Yoshi, Aria Clau. Sto schiumando dalla bocca lateralmente, che schifo. Mi ricorda quel compagno di classe che aveva dei problemi, alla quale gli ho pinzato il labbro perché ho avuto una crisi di nervi, ma questa è un'altra storia che vi racconterò un altro momento. Ovviamente Twitch contestualizza, ero piccolo, ero un pargolo ed ero come ogni bambino assetato di sangue. Young Alaska Boy, ciao bestia, c'è un piacere, un onore, benvenuto alla casa del signore. Allora, il 50% di voi ha votato The Bridge Course, quindi prepariamoci mezz'oretta di Bridge Course e poi ci buttiamo sull'altro gioco del gatto. Ho deciso io, fanculo. Allora, dobbiamo finirlo sto cazzo di Bridge Course però, non ce la faccio più, veramente, deve finire adesso, Veramente, eh? Sì. Sì, i gatti. Sì, ragazzi, i gatti. Tanto so cosa succede col gatto. Ma non ve lo dico. Non ve lo dico. Porco due. È forse questo... No, ma sto sbagliando ogni cosa. Fermi. Allora, intanto non va. E fin qua ci siamo. Poi, tu parti qua... Minchia, ma che caldo fa, ragazzi? Ma non posso sudare da fermo io. Cioè, d'altronde, come cazzo dovresti sudare? In moto perpetuo? Ok, vediamo se parte. Fatemi vedere se sta andando. Sì, ma si sta impallando il microsistema. Qui sta andando? Non lo so, Sì, penso di sì. Non lo so, Non lo so mica, Ok, credo che stia andando. Oh, oh!
This game may contain inappropriate for some user. Questo gioco a maggio potrebbe contenere inappropriati per qualche utente. Traduzione ovviamente letterale. Continue. Stavamo interpretando i panni di Ricky Chen. No, Ricky Chen è morto. Quindi... quindi? Ah, hai? Un'altra volta? Orco cane da qua? Uela. Qual è il mio obiettivo principale? Unlock the Relic Seal. Allora, sblocca le foche della reliquia. Si fa, si fa. Allora, devo fare 4-4 zitto zitto, perché se c'erano... Eccoli lì, i guardoni, che io devo cercare di traumatizzare in qualche modo. Cos'è quello? Ah! Oh! Partiamo alla grande. Cosa fa questo? Abbiamo sbloccato qualcosa. Perfetto. Zitti. Zitti. Ok, non mi vede. Ora, c'era un tasto per impedire a questi stronzi di... Ma io non so qual è. Ah, l'ho rincoglionito. Perfetto. E a noi ci importa solo di questo. Non devo farmi sgamare, ragazzi, perché altrimenti il mostro ciccia fuori dalle pareti. Ma fin là non ci arrivo, però. Avanti, avanti, avanti. No, 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 no. No, no, no. Nasconditi. 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 Attenzione, attenzione. Soffri! Altro, le animazioni sono fatte da Dio in sto gioco, comunque. Cioè, già me lo vedo lì Dio con Blender e tutto quanto che si mette sotto a sviluppare. Allora, qua dovrebbe esserci un altro tipo di nemico. No, non c'è. Perfetto. Oh, sto andando benissimo. Che diavolo è sta fare? Un telefono giapponese? O è una muffa per la vasca, per grattarsi la schiena in doccia? Non lo sapremo mai. Ma l'ignoranza è la nostra virtù. Ok. Occhio di Diting. Non vi dico cosa sembra perché sono un signore. Sembra una vagina. Cos'è Diting? A stone eyeball brimming with mysterious energy. It's just like its fins in the dating status on the gate of chaos. It's dating... Vabbè, il dito all'interno del... Che serve per il body sattiva. Body shatawa. Gzi garbha. Legend as it became this... Ma porca di quella... Ehi! Che io abbia vinto? Ce l'ho fatta? Ho vinto? Ma come ho vinto? E perché ho vinto? Beh, non importa, ho vinto. Che culo. Ok. Ti fuma la mano? No, no, ma è un eritema, tranquillo. Passerà. Allora, devo mettere l'occhio qua, suppongo. Ma quanta roba serve? No, un altro occhio e poi una roba da mettergli in bocca? No, ma che due coglioni, ragazzi. Ma io non posso andare avanti così, però. Ma io ci avrei da fare anche. E l'importante è vincere. Non cantare vittoria troppo presto. Ed io canto. Ma di qua posso passare. Oh! Oh! Si è rotto pure il gioco! No! I ceffoni! Corri! Bravissima! Ha rotto la lampada? Perfetto. E... Bei capelli! Corri! 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 Obtain the sealed body. Ma non parlare, cretina. Agisci. Apri. Come funzica. No, 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 no. Apri. Oddio, sono morto. È stato un onore. Idiota, corri. Di qua. No, ho sbagliato strada. Confondilo. 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 Ok, con calma. No, 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 no. Ok, ok, ok. Sinistra, destra, destra, destra. Mi sono spaventato per un muro. Sinistra, sinistra. Passa, passa, passa. Ok, 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 ok. Io già ho caldo, mi fa anche male un pochino la gola. Oh no, come si fa? Come si fa? Tua madre.
perdonatemi, mi è colato il cerone. Ah, non lo sapete? Ho dei truccatori a inizio live. Sì, sì. Mi preparano. Devi funzionare! Ok. Non puoi sudare? Mi sa di sì. Spassa! Spassa! Ok. Spassa. Che cazzo. Ok. Alzati, cretino! Ok. Ho qualcosa in bocca. Ho dei peli in bocca. Avanti! Ce la fai! Vai alla grande! Concentrati! Vai, non ho visto, non mi interessa, non è un problema mio. Passa! E vuoi dirmi che il figlio del demonio, se non il demonio stesso, il signor diavolo non può fare un plié e saltare da una parte all'altra della... No? Non ti credo. Il cuore di Agamennone. Che? Cursedeard. Chissà come un cardiologo descriverebbe questo fenomeno clinico. Ho la carta nel cuore, dottore. Ma l'audio? Ma perché sto urlando così? Kenshuan. Ma vai a cagare! No. Hai visto? Giù le mani. Dove devo andare? No, aspetta, calmati. Allora, veniamo a patti con noi. Vieni di qua. Addio, idiota. Ok, perfetto. Pensavo che la cretina in ciabatte non riuscisse a superare questi. No. Non vedo. Leave now. Chi? Oddio. Non ti girare. Non c'è l'animazione mandalo a fanculo? Tipo il tasto per fargli il segno dell'uccello? Dell'uccello? Dell'ombrello? Era dell'ombrello? Non ha senso, perché dell'ombrello? Cioè questa roba qua sarebbe... Non ha senso. Perché l'ombrello? Chiama. Che cazzo? Let's put an end to this wicked nonsense. Sergente? Lei mi darà coraggio. Allora il cuore glielo mettiamo in bocca. Mettigli il cuore in bocca. Ok. Ah, lui ha messo l'altro occhio. E chi ce l'aveva? Perché ce l'aveva lui? È il cattivo. Attenzione. Dietro la porta numero 3 ci sarà simbolo dello yin e dello yang. La prosperità, il bene e il male. Is it over? Finally. Mister Chao è andato. Attenzione. Sembra una pubblicità della Mentadent. Alito fresco? Dai, muori in silenzio. Dai, su. Soffi sulle candeline. What happened? Sto iperventilando, non ci vedo più da un occhio. No, non dare la lanterna a lui. Comunque questi sono i nuovi Avengers, io ve lo dico. I'll take care of this, freshman. Freshman. Sarge. L'uomo fresco. You're still young. Got a bright future ahead of you. Ma è una citazione a Cat Stevens, è un pezzo della canzone. Take this. It'll keep you safe. Ma che cazzo dici? Braccialetto da 5 euro preso dalla bancarella in metropolitana. Ah, ci ha tenuto safe però. And with the animal lantern, we won't get lost. Va bene.
Che succede? Finisce così? Come? Secondo me siamo morti e questo è l'ingresso al paradiso. Ce l'hai uguale? Grande Dax. Mr. Huang. Ma che scena bellissima. Oh, capitano mio, capitano. Qua ci voleva rullo di tamburi alla Decathlon. E poi partiva la musica. No. È finito. Ma è finito. Ken Chai Chang. James Yao. James Yao. James Yao. È un nome bellissimo. È così che voglio chiamarmi. Vado a cambiarmi il nome. Post Prussia. No, ho cambiato idea ancora. Voglio chiamarmi Post Prussia. Chung Yulin. Bu Wen Cao. Yus West Heng. E Carlos Chen, giustamente. Carlos Chen, ma perché? Ah, il multiculturalismo. Un'opera prima. Un mondo completo. Etnie incrociate. Il futuro è questo. Eric! Eric Zen. Allora chiudiamo perché sennò vado in copyright. Oh. Matt. Ah, guarda, la signorina Ha-Hi. Hey, yo. E niente. Pauline Chen. Yu Chen Chen. Ragazzi, non sto ridendo perché i loro nomi siano... Non intendo dire... Con questo ghigno sotto i baffi non intendo dire che i loro nomi siano ridicoli. Semplicemente... Sembrano quasi poesie. Ah, c'è un continuo. I miei compiti di matematica erano così comunque. Hey, hi. The screening room's ready. I'll wait for you there. Okay. Ma è ancora viva? Ah, beh, sì. Non ho capito un cazzo della trama. No, non... Non ricominciamo questa stronzata. Fiori di plastica. Sembra... Vi ricordate la cacchina di... Di coso? Di... Non c'entra niente, però. Mi è venuto in mente. Ma non finisce più sto cazzo di gioco. Non finisce più. Dobbiamo andare dove? Screening room. Screening room, la stanza delle urla. Ma dove devo andare? Ma io non lo so dove cazzo è la screening room. Al primo piano? Cafeteria? Al secondo piano? Al posteggio? Ma io che cazzo ne so? Ah, screening room, al secondo piano. Dobbiamo cercare l'ascensore. Let's go. È un loop, sì. Ma per favore, eh. Oh. Beh, pronto. Non posso digitare. Non va. Emo? Vado a piedi, cazzo fa. Perché stronzata però. Cioè, costringermi a questi sforzi forzati. E giustamente qui non funziona. Ma allora, no, secondo piano ci siamo. Screening room di qua. È fatta. Ah, ho capito qual è la screening room. Sì, sì, sì. Dopodiché io in questo palazzo non ci metterò mai più piede. Concludiamo questo gioco in attesa tra 5 anni del prossimo capitolo. Perché comunque è stato un bel gioco. Detto ciò, basta. Cliffhanger eccezionale. Cutscene definitiva. Questo è il film che stavano facendo i ragazzi, se non sbaglio. Hey, director. The film was a bigger hit than è una hit, bro. Expected. Il film è andato molto bene. If only we could celebrate it together. Together. È colpa... Guarda, è tutta colpa tua. No, non per quello che hai fatto, ma per come parli. Per come ti esprimi. Speriamo che non c'è un jumpscare. Perché metti le Z alla fine delle parole? Smettila. Thank you. What are you doing here? Doc told me. Plus, I was planning on coming anyway. Picchiala col mazzo di rose, per favore. Must be hard to deal with. Fallo. Everyone thinking Rich just disappeared and all.
Smash, sì, smashala col mazzo di rosa, dai. We're about to start. Ah, porca puttana. Okay. Okay. Pensavo fossero dei fantasmi lì per lì, ma loro non sono finiti nel regno quantico prima. Ma cosa abbiamo? Abbiamo le retini che emettono luce. Ah. Vabbè. E niente, ragazzi. Credo che a sto punto sia definitivamente finito. Ma in definitiva proprio. E invece no. Hukaiti. Grazie Sarag, grazie Absalon, grazie Bestiace Rotoblahalla. Vi ricordo che voi sub avete Telegram. Allora ragazzi, partiamo direttamente a bomba con l'altro gioco. Si conclude così questo meraviglioso The Bridge Course 2, che mi costringe sempre ad urlare, perché devo sempre urlare per potermi far sentire questo titolo. Però un gioco veramente, veramente di qualità. Di qualità, dalla durata di 5 ore e 8, troppo per i miei gusti per un horror, però ci siamo. Allora, adesso proviamo a giocare a questo gioco qua, che è un gioco sulle anomalie. Però c'è un gatto, è strano. Forse sono il primo coglione che lo prova al mondo, quindi preparatevi perché ciò che stiamo per vedere rimarrà tra noi. Ovviamente Twitch contestualizza tutto ciò, io non c'entro nulla, quello che si vedrà non è colpa mia, a voi più sensibili crescete, fatevi più forti. Eccoci qua. This game is made by one developer. Questo gioco è stato fatto da uno sviluppatore che è stato costretto. Eccoci qua, The Stairway, eccolo qua, il gatto, una bambola, un topo morto e... Adesso ditemi se non è il pianerottolo di Big Bang Theory. Avanti. L'ascensore che non funziona. Manca Sheldon seduto sulle scale, il cretino che ci prova con la bionda, ed è letteralmente, cazzo, il pianerottolo di Big Bang Theory. Ditemi di no. Ah, non posso leggere la chat perché sta andando tutto a puttane. Vabbè, non importa. New game. Le medicine non ho letto. È fatto. Che succede? Always be aware of your surrounding. Don't let any anomalies come with you. Non lasciare che le anomalie vengano con te. Try and break the loop. Cerca di rompere il loop. Ma ti rompo il loop. Wow. Siamo lucidi. Ma che è? Ma è micidiale. Siamo frutto di un parto cesareo. Tardivo però. Siamo rimasti nel grembo della madre per 48 anni. Be mindful of anomalies. If you don't encounter an anomalies, move up to the stair. Ah, ok, se non troviamo l'anomalia dobbiamo andare avanti. Se invece troviamo l'anomalia dobbiamo scendere. Easy peasy. Allora, questo è il primo livello. Ma già vedo che sono scritte al contrario. Le scritte no, perché il nastro è al contrario. Sono un idiota. Che è sta roba? Un gatto. Put away. Anche qua. La fotografia di Ginger. Un dolce gattino dalla carne tenera. Com'è? E poi abbiamo delle medicine. Perché delle medicine? Questo qua l'abbiamo già letto, vaffanculo. Posso correre? Sì, abbiamo la stamina. Let's go. Penny. Cristo, che odio. No, non iniziamo così, per favore. Allora, c'è il gatto, eh? Pet the cat. Alla faccia. Caccia grossa stasera. Ah, lo sto grattando. O gli sto urinando addosso, non sto mica capendo. Vabbè, in entrambi i casi adesso è mio il gatto. Ma è un'anomalia. Il fatto che ci sia un cazzo di manichino. Ah! Piano, Mi sta guardando? No. Che ci sia un manichino e che ci sia una bambola. Ah, mamma e figlio. Perfetto. Questa è un'anomalia o no? Io che cazzo ne so? Così è normale che debba essere così? Vabbè, procediamo. Al massimo morirò, ricominciando da capo. If you go down the stairs frequently for no reason, it will get stronger from your fear and will attack you. Non ho capito. Allora, per favore, vedete qualche anomalia voi? 6. I poster sono sempre quelli. 7. 8. Buonasera. La mia ombra è sempre quella. Il bambino è sempre qua.
Il gatto è da pettare. Vedete, vedete qualche differenza? Ma io non posso leggere la chat così. Utilizzo il telefono. Datemi un attimo di tempo, ragazzi, perché ogni tanto si impalla. Quindi devo usare la chat di Twitch dal telefono. Bounty, fermi. Calmi. Abbiamo tempo. Eccoci qua. Abbassa il rumore di fondo. Adesso lo alzo. Ah no, mi stavo sentendo dal telefono e dicevo, che cazzo è sta voce? Ero io. Allora, il volume di fondo, ma è così se necessario. Graphics, sound, inverter, disable. I am disable, grande cheat. No, va bene così. Game volume. Apply. Leggermente abbassato. A posto. Vado, Vai avanti, vado avanti. Io mi fido di voi, Dino il cartello. È molto bello. No. Allora, sta flickerando la luce. È un'anomalia. Non lo so, io non lo so. 6, 7, 8. Piano, Ok. Il gatto è a posto. Il ratto è morto. Autoforder. Perfetto. Qua è tutto uguale. Direi di procedere, che dite? E la donna yogurt? Sì. La luce. Ma che anomalia di merda! Vabbè, torno giù. Se non è così, è colpa vostra. È una pessima idea. Each time an anomaly is detected, you will play a sound which means it's remove. Ah, ok, quindi se c'è un'anomalia è stata... Ah, ok. A posto. Sentiremo un suono ogni volta che un'anomalia verrà eliminata. E credo che fosse quel suono lì di prima. Il gioco respirava, quindi... Procediamo. Le scale di Big Bang Theory, sì. Ha bisogno di una mano, signorina. Era una pessima battuta, chiedo umilmente perdono. Il bambino è sempre lì. Il gatto è sempre qui. La progenie del male, i gatti, 6, 7, 8, sono sempre gli stessi. Sento uno strano suono. Non so cosa sia, procediamo. Petta il micio? No. Non lo petto. Ma è sempre tutto uguale, non cambia concettualmente. Ma ha sempre avuto i tacchi la signorina? Ma io che cazzo ne so, ma non mi interessa. Ok, gratto il micio. Oddio, non so. Le formiche sono sempre state lì. Concentriche. Credo, Scendi? Perché? Che cazzo sei tu? Avanti, il topo non è uguale. Ma inizio a pensare che voi vediate delle anomalie là dove non ci siano, Vabbè, ragazzi, vabbè che ho trovato su TikTok il video di un tizio che diceva un'anomalia, invece era un bambino con la sindrome di Down che stava semplicemente camminando per strada, quindi capisci che concettualmente ormai io sono veramente abbattuto da quello che sta succedendo nel mondo, abbastanza spaventato, Ma non lo... ragazzi, purtroppo... Ah, un'anomalia! Questa è anche abbastanza chiara. Petto il gatto, comunque. Ginger Cat. Andate a fare in culo. Addio. Mi dice che ho la vita, comunque. 100 di vita. Esatto, e tutto è tornato nel suo ordine naturale! Che cazzo è stato? Ho sbattuto i capelli contro la luce, perdonatemi. Procediamo. Ho la vita, sì, non so per quale motivo. Ma mi pigli in giro? Devo scendere ancora. Ma non ha senso. Prendi il gatto e scappa. No, lo uso come esca, ragazzi. Ma devo scendere ancora? Perché dovrei scendere ancora? Ho paura. Non sto sbagliando. No. Sono sceso, io non dovevo scendere, io lo so che non dovevo scendere. No, sono salito, ma c'era ancora l'anomalia, ragazzi. Ma vedi che non sta cambiando nulla. Ma perché?
No, il gatto dove... No, che sta succedendo? Aspetta, il gatto dovrebbe stare lì. È giusto. Salve. Io lo so che prima o poi mi abbraccia quella. Non sali. Salgo. Calma. Dino il poster. Ok. Sembra tutto abbastanza uguale. 6, 7, 8. Donna, the green slime are coming. È sempre rimasto uguale. Quando ci sarà il momento in cui salirò le scale e troverò il gatto con la testa della donna. Che è stato? Proceda. Tocchi? Ah, se lo chiede sì, se no altrimenti mi... No, oddio, potrebbe essere una semplice vecchietta che sta cercando di scappare da un incendio che è scaturito così di botto in cucina, ma noi diciamo che è un'anomalia e scendiamo via e scappiamo via. Arrivederci! Ok, dovrebbe essersene andata. Non è più un nostro problema. Devo comprare un reggiseno per questa signorina. È la scostumata del settimo piano che guarda. Buonasera, salve. Petto il gatto. Ha mosso il braccio? Sento piangere. O sono io? Ma è tutto come al solito? Quel gatto è un gatto. Quelle pareti sono pareti. Scendi? Che devo fare? Sì, vai, vado. Ok, va bene. Sali. Calmi, eh. Gatto, gatta. Ok. Ma non succede qualcosa di sto gioco o è così per sempre? Perché sto andando alla grande, concettualmente. Il ratto mi sembra sempre simile. Non posso pestare. Oh, volevo vedere se effettivamente esisteva qualche sorta di fisica degli elementi. Se potevo prendere in mano la situazione. Pestalo. Ragazzi, l'ho fatto, ma... Porco cane! Ok, scendi. Un po' d'acquetta, eh? Ho sputato l'ugola contro il monitor. Perdonatemi. Un attimo, eh. Ehi. Questa domani la sento. Che fai di lavoro? Tossisco sangue. Piano. Aspetta, il gatto. Sì, la barba mi è diventata bianca per un secondo, effettivamente. Procediamo. Sembra tutto quanto nella norma. Non so se mi devo sfossilizzare sui dettagli, ma immagino che sia un gioco dove le anomalie si vedono. Piano, eh. Vengo in pace. Il topo è differente o sbaglio? Non è messo in una posizione diversa. Ma che cazzo è? Stasera si digerisce. Ho lo stesso miagolio di Stray. È un gatto, ragazzi. Come cazzo deve miagolare un gatto? Deve fare sma. È un gatto. Che cazzo deve fare? Ha lo stesso miagolio. Ovviamente ha lo stesso miagolio di Slay. È uguale. Il topo sembra morto. Dici? Impossibile. Procedo. È difficile, però. Ma non accade un cazzo, non accade. Signorina? Il numero ha cambiato, era 8 prima. 6, 7, 8. Vabbè, non succede nulla, procediamo. Calma, eh. No, ma questo è da denuncia, scusatemi. Io trovo questa persona e la denuncio. No, grazie per aver giocato la mia demo, un cazzo. Ma sei fuori di testa?
Ma che cazzo? Ma perché? Ma che t'ho fatto? Non c'è più neanche la freccia. E proprio si rifiuta il computer di proseguire. Dove cazzo è la freccia? Ma va a cagare. Ma che fai? Ma che fai? Non mi fa manco più altabbare. Che succede? Ho rotto il gioco. Allora, aspetta, eh. Allora, aspetta, eh. Allora, fermi. Questo. Sto terminando l'attività. A posto. Oh! Minchia, ragazzi. Io non me la... Non me la, non me la sento. Non me la sento. Un'anomalia nel computer. È così che si dice adesso, quando si va da... dal tecnico. Perché si è scaricate cose zozze. Ho un'anomalia nel PC. Allora, questo qui era... Il gioco si chiama The Stairwell 7. Lo lasciamo lì. E non andiamo oltre. E adesso ci dedichiamo al gioco, sempre sulle anomalie, chiamato Platform 8. Via. Uno dietro l'altro. Non me ne frega. Non me ne frega. Fegra? Che scago. È vero, bro? Incredibile. Non vedo. Ho schermo nero, però. Ah, eccoci qua. Ah, già l'anomalia sta nel fatto che c'è un uomo lì e il suo clone qua, il gemello. Poi dicono che non si assomigliano in Asia, però perdonatemi, cioè, lo fanno anche, cioè, lo fanno loro proprio, è una cosa proprio che parte da loro. Io dovrei memorizzarmi tutti sti cartelli? Allora, la stempiatura del personaggio, focalizziamola, stampiamocela in testa. Il telefono è spento, amico mio. Vabbè, non importa. Allora. Bambina che è felice con, non lo so, 8, scritto 8. Questo non ne ho idea. Ragazzi, qua mi serve il vostro aiuto, mi raccomando. Minchia, non riuscirò mai. Non riuscirò mai a notare la differenza. C'è troppa roba. Oi, babà. Telefono spento, anomalia, sì. È un cretino, anomalia, procediamo. Ah, ok, tasto sinistro del mouse. Ma se non me lo dici, io come un imbecille inizio a premere tutti i tasti, anche il tasto d'accensione del computer, sperando che qualcosa accada. Ok, mi sembra tutto quanto nella norma, no? Ma ho delle regole? Se hai sbagliato torno indietro? Nessuno. Oh! Avete visto? Con questo suono ho spaventato l'anomalia. Ma devo procedere? Che devo fare? Non lo so, devo tornare indietro? Ma non so cosa... Vai indietro? Zii. Ma devo andare indietro? Dietro. Vado... Oh, la Madonna! Bellissimo! Ma è incredibile! Ma ragazzi! Non posso andare indietro, posso solo andare avanti. Guarda che roba! Sono io il treno proiettile, altro che... No, per favore. No. Gentilmente, mi apra. Controllore! Gesù! Sono intrappolato tra le due porte. Tutto a posto, signorina? Non ha una bella sera, eh? Ah! Ma perché sono un malato di mente? Ok. Ma che cazzo fate con Butta adesso? E vabbè, ma cosa devo fare? Ho perso, devo ricominciare da capo. Please check electric sinks. Questo qua, secondo me, è il vagone in Matrix, è quello che c'era dentro. Non beccarti i jumpscare? E come cazzo faccio a non beccarmi i jumpscare? Perdonami, corro. Ok.
Sembra tutto quanto a posto. Quello strano è lei. Se lo faccia dire, quello strano è lei. No, 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 via. No, 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 aspetta, un attimo. Allora, no, non ho capito il senso del gioco. Non ho capito il senso del gioco, evidentemente devo tornare indietro, ma indietro non mi fa tornare. Mi sembra tutto a posto, no? Non lo so. L'anomalia sta nel fatto che nella pubblicità non vi è un'asiatica e non ha senso tutto ciò. Dino Man? Wow! Wow! Però attenzione, non ha la barba. Devi fissarla mentre cammini? Ah, ok. Do not proceed to the next car until the anomaly in this car has disappeared. Ah, va bene. Ma siamo scemi? Abbiamo un deficit? Lui è a posto. Dino Man? Gain all? Wow. A posto? Ma cosa cazzo c'è là fuori? Molto bene, molto bene, molto bene. È la sua fermata, signore? Ma se ne sarà accorto? Ma stacchi la testa da quel telefono, alzi gli occhi e scoprirà un mondo al di là del finestrino. Mi sta facendo l'occhiolino. Ecco, adesso cosa dovrei fare? Scusatemi. Ho paura. Ho una paura fottuta. Che faccio? Che cazzo devo fare? Che devo fare? Ha detto di non procedere finché l'anomalia non è svanita. Ma non svanisce sta anomalia. Questa te la ricordi? Ehi. Ah, anche col tasto destro posso correre. Ma da quando? Salve, buonasera. È la mia fermata. Posso fargli da pagliuzza nell'occhio? Ma c'è addirittura il riflesso di me nell'occhio del pupazzo. Wow. Vai avanti comunque. Ma non va bene, non sono le regole del gioco. Li faremo imbestialire così. Ok. Tutto a posto? Sì. Questo mi sembra normale. Questa è la classica vita, la monotona vita di un controllore. Il controllore sostanzialmente fa questo tutto il giorno, tutti i giorni. Procediamo. Ruba il telefono al tizio. Ok. Do not move when is bright. Quella è una bambina? No, no, no. Ah. Ok bimba, però ti devi levare da lì, sennò non posso passare. Corri! Passa! Dio santo, Dio santo, Dio. Ok. 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 Il fatto che io gli abbia dato una ginocchiata sulla nuca alla bambina non comporta la riuscita della nostra missione. Non è lì che sta. È stata la pazienza e l'amore che ho per il prossimo e il rispetto che ho per il prossimo che ci ha. Cosa c'è scritto? Che ci ha portati alla vittoria. Vabbè, mi sembra tutto uguale. Sto palesemente vincendo. Procediamo. Che devo fare? Che devo... Corri! Corri! Effettivamente ci devo pensare prima. Stupido io che non ho pensato che in una situazione del genere, che all'interno di un treno dove potrei trovarmi nella situazione in cui devo navigare, effettivamente.
Stupido io. Vabbè, adesso sappiamo cosa fare. È un try and error, non è un gioco delle anomalie questo. Perché le anomalie le vedi. Questo è un try and error. Ok. Allora, sappiamo come affrontare la bambina. Sappiamo come affrontare la donna in bianco. Sappiamo come affrontare i cartelloni, credo, più o meno. Sappiamo come affrontare le facce fuori dal finestrino. Quello che non sappiamo come affrontare è l'ignoto. La paura. L'ansia. Lo stress. Oh oh. Non devo... Oh, io... Scusate. C'è il bagno? No. Beh, per favore. Mi sta mettendo un po' d'ansia. Ma che arancia meccanica, state buoni, eh? Chi di voi è l'impostore? Ah, mi siedo qua. Io mi siedo qua, eh? Va bene? Sto qua con voi. Posso? Pronto? E quindi? Devo far scova le differenze? Incredibile, ragazzi, questo è un vagone di Villain, ci sono soltanto uomini bianchi. Devi scendere. Ma che vuol dire devi scendere? Ah, dice che... Non sei seduto. E non mi posso sedere, ragazzi. Teoricamente dovrei sedermi, ma non mi fa sedere. Ah, adesso sì. Ok, devo premere. Che è stato? Ehi là! Che... Calmi, eh! Che deodorante usa, mi scusi? È fatta? E mo? È la mia fermata, scusate. Ma io vedo riflesso il tizio nella... È lui. Ha funzionato. Perfetto. Erano simpatici comunque. Ok, quindi quando ci sono i manichini dobbiamo sederci su nel posto libero, nel posto disponibile. Questo è diverso, sbaglio? Non c'era questo. Questa è la prima volta che lo vedo. Che cazzo è sta roba? Che c'è scritto? Boh. Beh, ma non è detto che sia un'anomalia, è semplicemente un altro cartello. Il prossimo cartello è la pubblicità delle Marlboro Rosse. Buonasera. Che è successo? Che è stato? Sapete cosa sarebbe l'anomalia più brutta e sorprendente e terrificante che potremmo incontrare? Jerry Scotti. Ti giri e compare, come in quel dannato video. Sto gioco è brutto, vattene, se non ti interessa, lo dico per te, perché altrimenti stai perdendo del tempo, mi dispiace. Io procedo. Il Gabibbo? Oh no! Che è sta luce rossa? Devo sviluppare delle foto? Dei piedi? Tutto correlato, eh? Lei è colpevole, lei mi sa di uno di colpevole? Ok, questo... No, questo qua è fisso lì, ragazzi, no? Non si rende neanche conto. Ma che anomalia del cazzo è? Ma scusami. Ho vinto. Buono. È andata. Ho avuto un cambio di diottria, ho avuto per un attimo una macula nell'occhio. Mi si era rotto un capillare, ho visto rosso sangue. Mi sembra tutto quanto nella norma. Qui pubblicizzano una nuova sede da gaming. 10 GB al secondo. Ah no, la connessione. Alla faccia. Cos'è? Eolo? Non lo sapremo mai. Nuovo ramen. È tutto come al solito. Quindi se c'è un'anomalia non mi fa passare finché questa non è sparita. Alcune però spariscono solo e soltanto quando... Che cazzarola? Solo e soltanto quando le vedo, sostanzialmente.
Posso fargli una pulizia degli orecchie? Con quel... avete presente quell'aggeggino che ti guarda dentro l'orecchio? Deve essere molto rilassante. Sia farsela fare che farla. Non so perché, ma penso di sì. C'è un'anomalia? No, 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 no! Che sta facendo? È dietro al vetro? Che fa? No, no, che fa? Questo mi corre addosso. Questo mi corre addosso, io lo so. Ok, stiamo per avere un jumpscare, ragazzi. Calmi, eh? No, 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 no! Sto andando bene, ce la sto facendo, ce la sto facendo. Me la sto cavando. Per adesso uno dei giochi con le anomalie più belli, secondo me. Perché accade qualcosa, è incredibile. Un gioco con le anomalie dove succede effettivamente qualcosa, bellissimo. Non me l'aspettavo. Ok, inizio a provare dell'antipatia e del rimorso nei confronti di quest'uomo. Non ci sono altre anomalie, manco qua. Lui è sempre lì. Perfetto. 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 Ok. Eccolo là. E che devo fare adesso? È senza testa. Stavo pensando, vi giuro, stavo dicendo, vabbè, lo colpisco in testa con qualcosa. Non ha la testa! Non ha la testa! No, 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 no! Che fa? Che cazzo fa? Fluttua? Oh, Madonna santa! Vabbè, ma non è che ce la fa più di tanto. Deambula, l'amico. Guardalo, per l'amor del cielo, continua a fissarlo. Non fare puttanate. Guardalo intensamente. Ma mio Dio, come ha fatto bene. Complimenti. Complimenti. Siamo un po' tutti dei manichini, è un'enorme metafora. Ma non ha le calze. Bene. Molto bene. Non mi cagare, procedi dritto per dritto. Vada così. Complimenti. Intanto, nel mentre noto con piacere che c'è la sua figura riflessa nel vetro, ma lui non c'è. Allora, non so se mi può sentire, non credo, però io, nel dubbio. Perfetto, con calma, con calma. Vaffanculo. Ok, le lampadine. Questo sto iniziando veramente ad odiarlo, il tipo. Ma io sento dei passi ancora. Ah no, sono i miei, ok. Ma ho anch'io i mocassini? No, non ho niente. Sono mutande, concettualmente. Ma aveva i baffi? Sì, ha sempre avuto i baffi, ragazzi. Ok. Nuovo livello. Che succederà? Eh? Che cazzo succede? No, 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 no. Oi che? Su rimasei un cazzo. Chiami la sicurezza, faccia qualcosa. No, 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 io mi riparo qua dietro. Allora, teoricamente tutti qua conoscono il Kung Fu, quindi io non voglio farli incazzare. C'è scritto Do Not Open? Ma dove cazzo c'è scritto Do Not Open? Su rimasei un piffero, su rimasei. Come no, vai via! Ma se una persona... Ma ripeto, ma metti caso che c'è un incendio nell'altra cabina? Sei sempre qua che scappi... No, c'è un'anomalia, intanto la gente muore! Non aprire quella porta. Al cinema.
quando c'è un'anomalia e la superi, aumenta il numero delle, delle porte laterali. Do not open. Ah. Ila. E che facciamo? E non so cosa fare. E non posso fare nulla, ragazzi. Devo aprire per forza. Perdendo così ogni mio progresso. Ah, oddio. Oi, oi. Oddio, no, scusa. Ok, vabbè, pensavo peggio. Abbiamo perso, ragazzi. Come cazzo faccio? Come avrei dovuto fare? Perdonatemi, è impossibile. È impossibile. Sbaglio o è impossibile? Salve, salve. Vabbè, sta andando bene. Vabbè, sto ricominciando da capo, però, concettualmente. Niente anomalie. E fin qua ci siamo. Tra l'altro, quanti tipi... Che tipo di anomalie ci sono? Oddio, cosa c'ho dietro? Ok, dobbiamo ricordarci tutto. Quando c'è il respiro devo correre. Quando c'è l'acqua devo correre. Quando c'è la porta... Cosa devo fare quando c'è la porta col tizio dietro che mi dice Sarimase? Che devo fare? Mi sono cacato. Apri e corri indietro? Ah, giusto, sì, ci può stare. I manichini ci dobbiamo sedere a fianco a loro. L'anomalia dei quadri li devi guardare semplicemente, poi spariscono. La donna yogurt devo procedere a ritroso. Controlla i segnali elettrici. Ah, ok, ecco perché mi avete detto. Okay. Che cazzo c'è scritto lì? 894? Che cazzo vuol dire? Ma che significa? Come 894? 8 di là, 9 di qua, 4 di là? E che devo... Otto passi avanti, 9 indietro, 4 avanti. Ok, il senso logico di sta roba? Sono i passi? Uno, due, tre, quattro. Ma non sono i passi, ragazzi! Ah, le porte, dici? Una, due, tre, quattro. Ma posso aprirle? No, quattro. Ma no, non posso aprirle queste porte. È infattibile. Non è operabile, non è... Apri le porte. E non vanno, ragazzi. Non vanno le porte, non si aprono le porte. Sono le volte che devi toccare le porte? Ah! Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Bugiardi! Una, due, tre, quattro. Cinque, sei. Sette, otto, nove. Bugiardi! Devi farlo in ordine. Otto di là, 9 di qua, 4 di là. Ah, ho capito. Ok, mi faccio una pausa pisciata e lo facciamo. Arrivo subito. E ragazzi, l'acqua, il caldo, tutto.
Salve. Sono l'altro. Eccolo che torna. Esatto. Senza essersi lavato le mani. Resume. Dov'è il tasto qua? Ok. Che devo fare? Ah sì, allora. Allora, 8 di qua, quindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 di là. 4, sì. 1, 2, 3, 4. E 9 di là. E cosa? 9 di qua, non 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 4 di là. 1, 2, 3, 4. A posto. A posto. Ok, e ci siamo tolti dai coglioni anche questo problema. La prossima volta che lo incontreremo sappiamo come risolverlo, bene? Grazie a voi bestiacci, che ovviamente grazie a Google siete riusciti a trovare una risposta. Non è certo grazie alla vostra intuizione geniale. Ma TikTok, mi hai fatto prendere un colpo, pensavo fosse un'anomalia. Beh, più o meno. Attenzione, TikTok, che mi dice? Che mi dice? Mi dice che, come al solito, non funziona un cazzo. Inattività, bla bla bla, eccetera, eccetera. A posto, sistemato? A posto, ok. Ragazzi, voi di TikTok, per sicurezza e veramente per concezione cosmica e cazzate simili, siccome ogni volta mi salta la live, mi ballano cazzi e mazzi, per sicurezza venite qua su Twitch, non si sa mai, non si sa mai, io ve lo dico. Quindi continuiamo. Beh, ok, la porta si è aperta da sola, la porta si è aperta da sola, la porta si è aperta da sola, benissimo. Cosa vuol dire? Che ci devo andare contro? Non lo so. Come mi comporto quando la porta si apre da sola? Ci passo attraverso? Grandi domande, mille dubbi, diverse insicurezze. Non corro. Ho fatto un errore madornale. No, e lo sapevo che sei un idiota. Bravo, uomo invisibile. Complimenti, ti bulleggi? Ecco. Ma io come faccio a sapere cosa devo fare? Ma cosa devo fare in quel caso? Vabbè, adesso sappiamo che quando la porta è aperta non devo... Vabbè, sti cazzi. Procediamo. E tutto è nella norma. Quanti vagoni devo fare? Mi avete detto che qua c'è scritto il numero di vagoni che ho fatto. C'è scritto solo Next Reason. L'ho. Vabbè, sti cazzi. Salve. Salve. Tu non mi piaci. Tu non mi piaci. Bisogna che lo capisca. Bisogna che in qualche modo capisca che lui non mi piace. Ah, che spavento! No, i bambini no! No, per favore! Perché mi guarda adesso? Che vuoi? Che cosa devo fare? Che faccio se una bambina mi fissa? Gli corro addosso? Con le ginocchia? A punta? Gli faccio un placcaggio? Cosa devo fare? Non sono capace! Non so gestire questa situazione! Mi siedo. Oddio! Bimba! E rimane lì, lei rimane lì! Non mi sta fissando però, non sono io il suo obiettivo. Ma poi è spessa, porca puttana! Find me? Oh Gesù Cristo, come find me? Vabbè, sarà sotto i tavoli come al solito. Cioè, nel senso, non fraintendete le mie parole. Nel senso che, bene o male, in questi giochi di anomalia i mostri si nascondono sotto i tavoli. E find me? Allora, deve essere in uno di questi dannati. È qua, è lei, l'ho trovata, ho vinto, visto? No. Ma sei là, cretina, ti vedo, sei dietro al vetro. Ti prego, non uccidermi. Ti ho trovata. Stai buona, eh? È fatta. Ok. Pensavo si nascondesse meglio, però. Poverina, è un po' speciale. Pensavo si nascondesse nei poster, tipo una roba del genere. Ok. Okay.
Ok. Voilà. Un maremoto, che succede? Che devo fare? Yurikeki tra gli anelli? Cosa devo fare? Bello però, mi solleticano la pelata. E che devo fare, quindi? Che cazzo di anomalia è questa? Perdonatemi. Ah, anche quelli dall'altra parte lo fanno. Vabbè, ok. Ma che anomalia è? Ma non... Non capisco. Boh, io procedo. Faccio 3 capriole. Vabbè, è andata, ragazzi. Effettivamente è anomalo che non si muovano. Oh oh. No! Ah! Ecco per quale motivo dovete sempre chiudere i finestrini! Oh, sono io, ok. Perché altrimenti si decompressurizza, vedi, la cabina. Ok. Perfetto, hanno già ripulito tutto. Come se nulla fosse, l'efficienza asiatica. Dio santo. Qui sembra che non accadano. Teoricamente è una sì, una no. Una sì, una no. Devo stare zitto perché ogni volta che dico queste cose. Ogni volta. Chiudi. Chiudi, è minaccioso, chiudi. Signor Anderson. È la resa dei conti, ragazzi. È il cattivo. È il cattivo. O forse lui è il protagonista. Io sono il pirla che muore. Non so cosa devo fare. Mi seguo? Ah. Eh no, è ancora lì. Ma si sta corrompendo o sbaglio? Oddio, forse va a tempo, no? Non so che cazzo devo fare, siediti. Mi siedo al suo posto. Forse se mi siedo al suo posto... Che cazzo succede alla faccia? Che schifo! Ok, mi devo sedere al suo posto. È qua, lui è seduto qua. Ma non vale così però! Ma non ti va bene un ca... Ah! No, sto sbagliando, ragazzi! Ma è di nuovo senza te... Dino, non guardarlo? Cazzo, è vero? Dici che guardarlo è il problema? Mi sa di sì. Allora, vado a gambero. Attenzione! La tecnica del gambero può funzionare, effettivamente! Gesù santo! Shhh. Ok, ha funzionato. Incredibile, ragazzi, ha funzionato. La tecnica del gambero ha funzionato. Sì, potevo provare a spegnere e riaccendere, effettivamente, Non so dove sia il suo tasto d'accensione, però. Questo è nuovo, tra l'altro. Yokuzuka. Ok. Non c'è... No. Ho paura. Ok, calmi, Corri! Avanti. Oddio santo! Che cazzo è? Che cos'è stato? Qualcosa ha sbattuto contro il vetro, cos'era? Dimmi che non erano le palle del gigante perché... Posto? Oh, lui non vede nulla, Fa finta di nulla. Corri e basta. Non mi piace.
Per favore, niente di paranormale, eh? Vai, così stiamo andando alla grande. Perfetto, perfetto. Perfetto, a posto. A posto. Eccoci qua. Oh, santo cielo, e adesso? Madonna. Oddio. Non so cosa devo fare. Non so cosa devo fare. Minchia. Sembra il rimasuglio di una sbronza, ragazzi. Tutti uguali, va che roba. È un po' quello che vedo normalmente tutti i giorni, sinceramente. Cioè, quando andavo a scuola e andavo sull'autobus così, con i mezzi pubblici, questo era come vedevo le persone, quindi non è che cambia più di tanto in realtà. Arrivederci. Grazie, grazie. A posto, visto? Attento qua, Dino. È stato super facile. Veramente easy. Qui vendono collirio per cani. Oppure, no, collirio per gatti. No, dipende. Cioè, se hai un cane che si spulcia e le pulci finiscono su un cane che fa un saluto, nel mentre che ha fatto una diarrea viola su un gatto che ha contaminato il suo amico e gli ha passato il colera, allora forse dovresti chiamare questo dottore. È troppo facile, lo so, ragazzi, però è quello che... Questi non mi piacciono, loro non mi piacciono, perché ogni tanto cambiano. Sapete cosa sarebbe inquietante vedere? Quagmire. Sul treno. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No. E mo? Signorina, no. Siediti. Siediti! Oddio! Sì! Devo scappare! È la mia fermata! È la mia fermata! Allora, mi suggerisce il moderatore che quando ci sono le anomalie sulle porte laterali c'è scritto cosa fare. Grazie, Daxin, potevi dirmelo 30 minuti fa. Quando è buio, prova a procedere. C'è qualcosa nei radiatori? Un alien. Qua non sta succedendo nulla, vedete come non sta succedendo nulla, è incredibile come non accada nulla, è quasi monotono, direi il gioco più noioso del mondo. Oh merda! No. E quindi mo c'è scritto sulle porte laterali... Taxi, non c'è scritto! Ah! Oh. No, 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 che succede? Perché ci sono le porte aperte qui? Non mi piace. Non mi piace, questa è l'anomalia più brutta, non mi piace! Sì, signore. Oddio santo. Oh, no, 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 no. Qua non c'è scritto niente. Forse è quella giusta? Non lo so, non lo so. Oh! 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 Oddio, di nuovo? Ancora le mani? Next? Che c'è scritto? Non ho letto. Che cazzo c'era scritto? Ichigasaki. Ok. Ottimo. Perfetto. Vabbè, questo era abbastanza semplice. Non me la sto cavando bene, ragazzi, per niente. Io non so quanti vagoni abbiamo fatto per adesso, però... Questa teoria del leggere sulle porte mi sembra falsa. Prossima fermata, Cadorna. E che vuol dire? E che succede? Ah! Vabbè, è del semplice fumo.
Oh cazzo, corri. No, no. Non respirare. Stai basso. Siediti. E quindi adesso? Ma che, dei senatori? Cosa deve entrare, mo? Ma cos'è Silent Hill? Era una fermata fantasma? Ma che figata! Io ci stavo per scendere! Cazzo, chissà cosa avremmo visto, peccato però, sarebbe stato bello perdere per scoprire, perché capisci, c'è quel brivido della scienza. Sì, ha svapato sul treno, sul vagone, non doveva. Sono delle norme, ma lui le regole non le segue, le fa. È la fine tra 3, 2, 1. Corri. Lascia perdere, non ti girare. Se ti giri muori. Perfetto. Grazie al cielo. Ok. Oh! Santo Dio! Che giornata di merda! Vai avanti e non voltarti, lo so. A parte che non vuoi altri, ho letto, però bellissimo. Ok, quale anomalia scopriremo adesso? Vediamo un po'. Ta-da! Niente? Come l'ho detto? Mannaggia il cazzo, perché non me ne sto zitto? Corri! Avanti, no! Ce l'ho fatta, sta andando alla grande. Ah, facevo da contrappeso. Lì c'è scritto qualcosa, attenzione. No, ti prego, che vuol dire? Cos'è quel cartello giallo? Abbiamo finito? Do not proceed to the next car until the anomaly is... Ah, ok. Quindi, d'ora in poi... Non devo procedere finché l'anomalia non sparisce. O comunque, in questo... Però capisci che c'è già un problema di base. Se l'anomalia è lì. E... Non devo procedere finché l'anomalia... La vera anomalia sei tu che non muori mai. Me l'hai tirata tantissimo. Domani, sai cosa accadrà? Scivolerò per via di una pozzanghera, anche se non piove. Correrò dritto per dritto ad Ariete in mezzo alla strada, perché mi sono sbilanciato, il mio peso si è spostato in avanti. Andrò di testa contro un triciclo, il bambino verrà proiettato contro un'auto, il bambino che guidava il triciclo ovviamente, verrà proiettato contro un'auto, che farà perdere il controllo a un guidatore, che colpirà un palo e il palo cadendo mi decapiterà. Ed è solo colpa tua. Comunque, cosa devo fare qua? A posto, non devo fare niente. A posto. Bene così. Mamma mia, ho avuto un brividino. Ma non sta succedendo nulla, come mai? Stesso giochetto di prima, finché non sparisce l'anomalia. Ah! Ma che succede? Ho rotto il gioco? Dopo tot vagoni non ci sono più anomalie? Vabbè. ma che succede? Non devi proseguire? Ma l'anomalia non so se c'è. Cioè, capisci che non so se c'è? Allora. Mi dice che finché c'è l'anomalia... Vabbè.
sentiva come in un acquario la ragazza. Perfetto. Anche qua non succede un cazzo? Bene. Bene, 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 bene. Corri! Corri! Dai, 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 apri, apri, apri. Ok. Ok, ma quanto dura sto gioco? Ma quanto è lungo il treno, più che altro? Sì, sì, ha perso la testa per me la ragazza di prima, palese. Ma che cosa ci sarà di così interessante su quel telefono? Lo sa solo lui. Allora, ragazzi, che ore sono? Le 23. Manca ancora un minuto. Se ancora se in un minuto non succede niente, perché dobbiamo, ormai dobbiamo chiudere. Però. Ah, attenzione, ancora la cosa delle anomalie. Bene, allora dobbiamo trovare l'anomalia. Dove sarà? Perché io non la vedo. Che sia lui l'anomalia? Che sia io, perché effettivamente non mi rifletto nei vetri? Che ci sia per l'ennesima volta un corpo che fluttua fuori dalla finestra? Che spavento sto dannato occhio ogni volta? Ma voi la vedete l'anomalia perché io non la vedo? Welcome Open Campus. Mi sembra di vedere alcuna anomalia, voi la vedete? Mi sembra tutto nella... No, ah, eccola lì! A posto. Risolta, ho vinto. Oh, santo Dio, lei! Maledetta! Allora... Così, giusto? Che altrimenti la signora mi aggredisce. Perfetto. Sto andando alla grande, la donna yogurt è lì, allora mi giro veloce, apri la porta! Oddio mio! L'ansia! La porta è già aperta, perché la porta è già aperta? Non lo so, lei lo sa? No, questo non parla, sta muto. Lui sa cosa sta accadendo, sa perfettamente come comportarsi in ogni situazione. Dovrei fare come lui, sedermi. Ah no, no, qua c'era il mostro! Qua c'era il tizio, me lo ricordo! Allora, per entrare... Come faccio? Sì, c'è l'uomo invisibile. Mi siedo? No, non sta funzionando. E se mi muovo a gambero? Ci provo? Tecnica del gambero. Secondo me funziona, ragazzi. Merda, 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 merda. E niente, abbiamo perso. Allora, lo continueremo la prossima volta, ragazzi. Comunque un'altra giocata ce lo facciamo. Devo dire, delayed save data. Ah, perfetto, quindi ci salva anche il gameplay. Devo dire che questo è il gioco sulle anomalie, secondo me, più figo. Perché effettivamente succede qualcosa. Negli altri titoli, bene o male, no. Allora, voi di TikTok, se volete, venite qua su Twitch, come al solito. Adesso ci facciamo le nostre reaction. Per adesso la chiudiamo qua. Io ho un mal di gola di quelli esemplari. Ho proprio un nuovo stato clinico nella mia gola in questo momento. Proprio c'è del sangue tra una caverna e l'altra. E quindi, insomma, molto figo. Allora, fatemi fare qua una roba. Voi di TikTok, venite di qua. Venite di qua. Che domani, tra l'altro, c'è un gioco incredibile che... Non si può neanche streamare su TikTok, quindi siete costretti. Siete costretti, non perché vi costringo, eh. Oddio, invece. In realtà. Beh, forse. Oh, là. Allora, da 1 a 5. Quanto vi è piaciuto questo gioco, questo Platform 8? Sì, domani c'è Autopsy Simulator, ragazzi. Lo continuiamo e tra l'altro dovremmo... aver superato la fase del tutorial, quindi teoricamente dovremmo entrare nel momento un pochino più horror, più horrorifico, si spera. Da 1 a 5 votazione, please, per favore, attenzione. 38% dice 5, 48% dice 4, il 6% dice 2, il 3% dice 1, il 14% dice 14%, il 47% dice anomalia, il 26% dice 5, wow. Vabbè, sul 4, si attesta sul 4, ci sta, ci sta. Raga, non... Aspetta. Non lo prende così il voto? Che succede? Dovete votare sopra la chat. Non funziona la votazione, mi sa, ragazzi. Dovete votare sopra, non dovete schiacciare il numero e basta. Peccato, perdonatemi.
Perché è palese che sia colpa mia. Domani ancora parte la live, sempre alla solita ora, alle 9:30.